La bellezza eh, viene a donare stupore. Il mio sogno era donare stupore al nostro territorio, ma in questo momento eh, il campo è chiuso. E quindi eh, se le persone non possono andare nel campo, ecco facciamo muovere il campo e lo facciamo arrivare laddove le persone comunque non sarebbero potute venire. Un bellissimo sole di primavera e 700 brillanti tulipani hanno illuminato il policlinico riuniti di Foggia in occasione della donazione per gli operatori sanitari e i pazienti dell'ospedale voluta da Giuseppe Savino, eh, ideatore del primo hub rurale pugliese WhatsApp. L'iniziativa Tulipani Sospesi è di fatto Grazie. un co-founding organizzato dal giovane agricoltore foggiano per donare un sorriso in questo particolare momento segnato da tanta paura e sofferenza. Eh, sono stati donati 5000 tulipani, siamo a metà della raccolta e eh, da circa. 500 persone sulla piattaforma GoFundMe. Ad affiancarlo tante altre realtà di volontariato e solidarietà, quali l'associazione Cuore di Foggia dei Clown Dottori, i ragazzi di Casa Sankara e l'associazione Andos Foggia. Anche Andos c'è in questo appuntamento molto bello, questa iniziativa molto bella. E nel donare alle sue donne, eh, l'Andos si occupa delle donne operate al seno. E quando c'è da sorridere, l'Andos c'è sempre. Il vostro sorriso è sempre presente. Sì, noi cerchiamo di contagiare tutti e in qualche modo cerchiamo di arrivare, non soltanto col naso rosso, ma in quest questa volta uniamo il naso rosso e il tulipano che è un simbolo bellissimo. È un momento molto importante perché la natura non sente la malattia, però lo possiamo usare per dare anche speranza a quelli che le vivono.